Zero Emission Rome 2011, siamo in compagnia di Vittorio Maione, CEO di Galeo Energy. Quali prodotti state presentando a questa edizione di Zero Emission? In questa edizione di Zero Emission stiamo presentando i nuovi prodotti della Sharp, che praticamente ha iniziato la produzione a Catania per il Team Film. In sostanza sarà un prodotto italiano. E abbiamo presentato il nuovo accordo con la Canadian Solar e poi siamo distributori ufficiali di Solaria e Vikram, un marchio che abbiamo in esclusiva per l'Italia. E in quest'ottica abbiamo aperto anche una nuova sede su a Scandiano in Reggio Emilia per radicarci meglio sul territorio, per seguire meglio i nostri clienti, per le esigenze. Siccome il mercato si è spostato, non ci sono più i mega impianti, ma ci saranno impianti della potenza dei 3 e 200 kW, abbiamo pensato di seguire meglio con un nostro magazzino proprio a Reggio Emilia. E in questa ottica sponsorizziamo la squadra di calcio della Scandiano. L'ultimo anno di Galeo Energy, un primo bilancio di questi ultimi 12 mesi, insomma. Certamente dobbiamo dire un bilancio positivo, perché il team Galeo ha lavorato molto bene, è stato affidabile, tanto è vero che siamo riconosciuti come marchio di affidabilità nel mercato del fotovoltaico, e poi ci sta sempre da parte l'innovazione che seguiamo con tutti i prodotti della fascia Galeo. E cosa ci si aspetta per i prossimi mesi? Io credo che il mercato in questo momento sia stabile, perché adesso le regole siano ben definite. Noi abbiamo avuto un blocco, come sanno tutti gli operatori del settore, a marzo. Adesso è stabile il mercato, quindi noi pensiamo di stare nel trend dell'anno scorso. Due battute infine su questa edizione Zero Emission Rome, come vi state trovando? Molto bene, devo dire la verità, noi eravamo già presenti l'edizione scorsa, quindi l'abbiamo rinnovato come evento, perché c'è una buona affluenza, specialmente nel centro sud Italia, dove noi già siamo ben radicati, quindi ci sono venuti a trovare diversi nostri clienti e abbiamo acquisito nuovi clienti, quindi direi un'ottima fiera.